One of These Days è il titolo della mostra dedicata ai 50 anni dei Pink Floyd in Italia, organizzata da Floydseum, l'associazione di appassionati, anzi appassionatissimi, di cui Alberto Durgante è presidente. Buongiorno. Buongiorno. Dunque la mostra è alla Galleria Cavour sino agli inizi di settembre, al 9 settembre. Per vedere cosa esattamente? Beh, per vedere come in un film 50 anni di storia di concerti di Pink Floyd, questo attraverso una galleria fotografica in particolare, grazie al contributo di importanti fotografi, ma anche di semplici fan. Abbiamo poster, abbiamo memorabilia, abbiamo 12 vetrine ricchissime di materiale, di dischi, di materiale promozionale, di magliette, di oggetti che probabilmente qualcuno non ha neanche mai visto prima. Ha svuotato la sua collezione? È stata dura scegliere i pezzi da esporre perché questo è un po' il divertimento che abbiamo ogni volta che facciamo una mostra. Diciamo che il tema ci ha un po' aiutato, anche se poi abbiamo inserito alcuni elementi caratteristici di Pink Floyd che vanno al di là dei concerti in Italia. Memorabilia come, ad esempio? Beh, possiamo dire che so, le bacchette usate da Nick Mason oppure la fascia che aveva al braccio Roger Waters quando ha suonato a Milano nel 2013 e altre chicche di questo tipo, compresi gli autografi dei Pink Cosa resta dei Pink Floyd oggi? Floyd. È un'eredità che resterà per sempre, come dicevo, sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista scenografico, spettacolare e non meno dei testi. La tournée preferita da lei, ovviamente. Purtroppo non c'ero perché avevo pochi anni, ma il concerto del 1971, sia a Pompei, anche a Brescia e a Roma, mi sarebbe piaciuto vederli. Li ho seguiti da sempre, da quando ho iniziato a tornare in Italia nel 1988. Di quello che è accaduto a Venezia, con la testa di oggi, cosa possiamo dire? Irripetibile in tutti i sensi, sicuramente c'è stata un po' di strumentalizzazione vista la situazione politica dell'epoca, a livello di concerto meraviglioso perché sposare Pink Floyd con Venezia è una cosa unica, irripetibile. Roger Waters pochi giorni fa a Roma. Roger Waters ormai vince i premi per il miglior spettacolo da anni, sia in America che in tutta Europa. Sicuramente lo spettacolo che propone, i messaggi che propone nel suo spettacolo sono unici. Grazie, il Mattino è media partner di questa mostra e quindi ci rivediamo in galleria anche per qualche visita guidata per i nostri lettori. Grazie a voi, vi aspettiamo volentieri. Non mancate.